La campagna di Vallerano presenta numerose tombe etrusche, essendo territorio abitato fin dall'antichità, ma anche degli eremi medievali, benedettini. Ecco, questo è uno degli eremi detto San Leonardo. Qui c'era una comunità abbastanza importante di benedettini. Siamo poco distanti dalla Cassia Cimina, con un altro insediamento che era San Vito. E questa doveva essere una bretella, un asseviario che scendeva verso i paesi di Canepina, Vallerano e Vignanello. Qua avvenivano le lavorazioni della canapa, del grano, perché avevano un fosso e quindi coltivavano e si procuravano il sostentamento da soli. Poi c'erano anche dei momenti religiosi e questa chiesa dimostra appunto questo uso liturgico. È una chiesa monaulata, usata in due periodi diversi. Prima con un abside rivolto verso est, verso gli Appennini, poi fu girata, non sappiamo per quale motivo, e ampliata con l'abside rivolto verso ovest più grande. C'è anche questa sepoltura che è stata trovata dagli studenti dell'Università della Tuscia, che indica appunto la sepoltura sicuramente dell'abate che reggeva la comunità.